sono venuto in contatto a questo luogo, credo da subito. Io sono sempre rimasto abbastanza inserito in quella che era l'innovazione a Reggio Emilia. Il mondo dell'ex reggiane, del tecnopolo, è un mondo che comunque ci piace e a cui siamo affezionati, perché tutto è cominciato da qui. Mi chiamo Stefano Guerrieri e ho una laurea in economia, un master in design, abito a Reggio Emilia da sempre, sono sposato con Carlotta, che è una fondatrice anche lei di Playwood fin dal primo inizio. Ciao, sono Silvia Ciampa, PR Manager di KPSX, abito a Reggio Emilia con il mio compagno che è fondatore dell'azienda. Playwood è nata da un'idea imprenditoriale e si è sviluppata all'inizio grazie a un percorso di preaccelerazione che è stato fatto qua al Tecnopolo. Il percorso si chiamava Apidea. Terminato questo percorso, dove ci è stata data una prima struttura, diciamo così, noi abbiamo passato le selezioni per andare in un acceleratore più grande a Roma, El Venture, dove abbiamo portato avanti un altro percorso di accelerazione della durata di 6 mesi, finanziato, che ci ha permesso di raccogliere i fondi per sviluppare la nostra idea imprenditoriale. Avevamo un'agenzia di comunicazione e volevamo comunque inventarci qualcosa di nuovo e di innovativo. E noi abbiamo iniziato qui alle Reggiane, appena fondata l'azienda 3 anni fa. Abbiamo partecipato a Apidea per poi essere incubati qui a Rei, qui al Tecnopolo, e poi abbiamo fatto anche un percorso di accelerazione a Roma in Ellabs, ed è partito tutto da lì. Abbiamo sviluppato un connettore, un morsetto, che permette di combinare qualsiasi pannello dai 19 ai 20 mm di spessore, senza rovinarlo. Quindi sostanzialmente i nostri arredi sono un grande Lego. Possono essere ricomposti per creare nuove forme tutte le volte di cui se ne ha bisogno. Vengono utilizzati moltissimo all'interno di fiere, eventi, esibizioni temporanee, ma anche di spazi di coworking, dove le cose cambiano giorno per giorno. I progetti sono scaricabili dal sito internet, via web. Le parti in legno vengono prodotte localmente, quindi noi trasportiamo solo i connettori col minimo impatto ambientale. KPSX si occupa di analisi di big data che provengono dai principali social network, quindi noi aiutiamo le aziende ad analizzare le principali conversazioni per studiare una strategia di marketing efficace. Una startup è un'azienda che non conosce il prodotto che sta vendendo e non conosce a chi lo sta vendendo. Per essere uno startup bisogna sicuramente avere uno spirito imprenditoriale e bisogna riuscire a convincere qualcuno che la propria idea è valida. Quello che ci contraddistingue da un'azienda normale è che noi siamo investiti in capitale di rischio e che quindi dobbiamo dare un'alta remunerazione di quello che è l'investimento. Noi ci viene chiesto di crescere del 20% ogni mese. Secondo me oggi, se un imprenditore non è un po' start-upper, può essere un problema, perché tutte le aziende hanno bisogno, nonostante che magari siano attive da 30 anni, da 20 anni, hanno bisogno di un lato nuovo, giovane, comunque di ricerca e di sviluppo, che spesso non vedo nelle aziende. Gli start-upper vivono un po', diciamo, mensilmente, o comunque non hanno una visione a lungo termine della propria azienda, perché comunque c'è sempre l'idea di innovare, di cambiare, siamo sempre pronti al cambiamento. Il mio futuro lo vedo anche qui, perché io a Reggio sono legata. Mi piace perché è una città bellissima, ma la vedo magari come KPSX o un'altra startup o nuovi prodotti di KPSX che siano pronti ad innovare e ad aiutare le aziende a sviluppare nuove idee di marketing.